Buongiorno ragazzi, benvenuti in Canada, in questo clima sempre più invernale, sempre più nordico, sempre più estremo. Pensare che le previsioni danno possibile neve ci spiazza un attimino in questo periodo, però è così, va bene. Sappiamo che è un posto freddo, ma non ci aspettavamo così. Ma vi dico che adesso non li ho ripresi per rispetto della privacy, ma sono arrivati qua questa notte quattro ragazzi in Tesla e hanno dormito in quattro dentro una Tesla. Sono appena ripartiti e quando sono usciti sono sgranchiti tutti, si sono scaldati un attimo. Ci vuole un bello spirito d'avventura per fare un viaggio in quattro in Tesla dormendo dentro. Comunque, guardate da quest'altra parte. Tac, ci accoglie la parte posteriore di questo parcheggio adibito ai camper, che pensate addirittura avrebbe anche le torrette per la presa della corrente, che in questo momento non funzionano, non le hanno ancora attivate. A fianco c'è anche il pozzetto per attaccare il tubo dello scarico delle acque nere. Praticamente ti allacci come se fosse una casa. Elettricità, acqua e scarico. Todo. Siamo entrati in Canada e quindi possiamo iniziare quest'ultima fase del viaggio qua nelle Americhe, che sarà un po' più lenta rispetto a quella statunitense, perché effettivamente non dobbiamo fare poi così tanta strada, non poca, visto le dimensioni del paese, ma siamo abituati ad altro, arrivando dagli Stati Uniti. Possiamo iniziare un po' a rallentare e goderci quindi più anche posti come questo, magari anche per più di un giorno. Però non lo faremo oggi perché dobbiamo anche fare un po' di spesa, non avevamo preso tante cose di là perché sapevamo che in frontiera ce le avrebbero potute togliere, tipo le verdure, la frutta, queste cose qua. Quindi insomma dobbiamo fare un po' di cambusa per proseguire. Però per iniziare bisogna fare il caffè. Qui è molto vicini al punto estremo più a nord del Maine, veramente una puntina nel nada. È veramente un posto particolare, i confini qua sono veramente strani, c'è poco da fare. Prima di partire, dato che c'è, sfruttiamo anche l'area di scarico perché è veramente comoda. Ragazzi, perfetto, stamattina abbiamo usato anche la dump station. Ciao dump station, ciao montagna, ciao lago. Grazie di tutto. Questo è il granaio De Ferro, raga. Iniziamo questa esplorazione di questa zona del Canada, magari non così tanto conosciuta. Certamente non quella a nord dove cercheremo di arrivare. Se il panorama è così nordico qua, lassù adesso cosa deve essere? Cioè, boh. Di sole e un po' di azzurro. Simo. Sembra quasi incredibile. Diversi giorni che non riusciamo a vedere il sole per bene. Ma arriverà, arriverà, arriverà. Qua è pieno di cartelli di attraversamento quad e motoslitt. Arrivando a Rivière du Loup, c'è un panorama apocalittico qua sul fiordo. Infatti, qua può essere anche attraversato con un traghetto che in realtà congiungerebbe alla strada dall'altra parte che poi noi vorremmo prendere, bypassando tutta la parte più a sud di Quebec City, che però vogliamo andare a visitare, quindi noi non bypassiamo. Ma in questa cittadina siamo arrivati intanto per vedere sto fiordo, che qua è pazzesco, ragazzi. Questo è il San Lorenzo, ma è praticamente mare aperto, guardate qua. Cioè, è pazzesco. La costa dall'altra parte si vede a malapena con questo meteo. Ora però arriviamo a questa cittadina che non deve essere tanto piccola e qui faremo un po' tutte le nostre attività necessarie per proseguire il viaggio, tra cui anche prelevare dei soldi, avere dei contanti canadesi che non abbiamo. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare l'acqua.
Perché, come sapete, qua quando non è stagione, piena stagione estiva, i rubinetti dell'acqua li chiudono per evitare che si congeli. Anche se non è proprio inverno, però ancora molti non li hanno riaperti. A questa ascella c'è scritto che dovrebbe essere diverso, dovrebbe essere aperta anche d'inverno. Lì dietro c'è, vedo un tubo. Allora vado a chiedere per certezza, ho visto già che funziona. Allora, scusami, je peux prendre le potable pour le camping car? Le potable. Ci siamo capiti più o meno, ha detto va bene. Non so. Le. Questo era facile, mi sembrava di averlo detto bene. Non so. Siamo di nuovo tutti sporchi. Mannaggia. Vamos. Bene, abbiamo fatto il nostro carico acqua. Non mi sono neanche tanto congelato le mani, non mi sono bagnato più di tanto. Adesso andiamo a fare un po' di spesa. Allora ragazzi, in realtà dovremmo mangiare prima, però noi ci ricordiamo che al Walmart in Canada avevano le samosas. Però non sappiamo se in Quebec ce l'hanno, non le abbiamo mai provate. Quindi adesso andiamo a vedere se ce le hanno ed eventualmente prima mangiamo le samose e dopo facciamo la spesa. Per quanto sia una cittadina non tanto piccola, in realtà non è che questo Walmart sia così importante qua. Le trovate? No. Ah, le pizzette! Che bello tornare nei posti dove sei stato e ritrovi quelle cose che ti erano piaciute, quelle che conosci già, ti senti un po' a casa. Per tante piccole cose. Questo non so se è un supermercato da samosas, però certamente da tortellini, ragazzi. I tortellini in Canada non erano male, costavano veramente poco. Però vabbè, mancanza delle samosas. Eh sì, pizzette e tortellini magari. Eccoli qua ragazzi, tortellini, lasagne, cannelloni. Hanno degli ottimi prezzi veramente. Spesa fatta, ma ora cambiamo direzione perché torniamo un po' verso sud seguendo la costa di questo fiordo, che tra l'altro stiamo scoprendo in questo momento essere soggetto a delle inondazioni nel lato nord. Noi vogliamo andare a Quebec City, quindi ci troveremo un posto tra qui e la città, perché tra un paio di giorni dovrebbe migliorare un po' questo meteo. Vediamo se troviamo un bel posto dove andare nel pomeriggio. Ciao Walmart! Non apro il finestrino perché, come vedete, l'estate sta arrivando. Ho le mani congelate. Comunque qua dentro abbiamo dovuto accendere il riscaldamento. Fa freccio. Rough and dark is night. The library arranges, I'll be alright. Non ho idea di come si pronuncia veramente. Sono molto belli questi paesi e questa zona nello specifico, perché è veramente un mix tra mare e campagna. Da questo lato ci sono tutte le attività che si rivolgono verso il fiordo, quindi verso il mare, e da questa parte invece ci sono le campagne con l'agricoltura, gli allevamenti. C'è anche il museo a Kamouraska. Bello questo. La boutique.
case sono spettacolari. Guarda qua. Anche lì sotto. Mi sa che adesso è finito il paese. Ora bellina questa col tetto rosa. L'église rouge. Attraversiamo questo fiume decisamente grande per entrare a Mont Magny, che è il posto dove abbiamo deciso di fermarci per oggi. È una cittadina carina, non tanto grande, ma abbiamo visto che c'è una specie di campo sportivo, un'arena dove poterci parcheggiare. Andiamo a vedere. Questa è l'école di Mont Magny. Qua c'è scritto posto per stazionare coi camper la notte. Ci sono anche i numeri. Ragazzi, ma a me sembrava veramente pieno inverno. Ma guarda che era veramente tanto così freddo. Ma è pazzesco il clima qua. E oggi facciamo un pranzo veramente invernalissimo. Polenta con carne e funghi. Tra l'altro questa è polenta taragna. Sì, andrebbe fatta col formaggio, ma io il formaggio giusto non ce l'ho. Ci mettiamo quello che abbiamo. Come la polenta di una volta. Ragazzi, ci hanno visto arrivare e siccome hanno visto che abbiamo messo le tavolette, hanno detto aspettate, arriviamo con la ruspa e spianiamo noi per voi. Sta spianando tutto. Qua stanno preparando per l'arrivo di un sacco di gente. Cioè, a pioggia butto tutto? A pioggia! Ma che vuol dire a pioggia? Qua passa la cascata! No, come si fa a fare una pioggia così? Al limite una cascata! Cioè, scusa, come funziona? Ah, così a pioggia. Pure io sono di Milano, dovrei sapere come si fa la polenta. Che piatto invernale! Sì. Cioè, mai e poi mai avrei detto qualche giorno fa di aver voglia di un piatto con polenta, carne e funghi. La taragna mexicana. Com'è? Buono. Bene, allora, buon appetito. C'è anche il formaggio messicano. Sta bene, anche sta carne. La polenta taragna non l'abbiamo trovata qua però. La polenta taragna arriva dall'Italia. Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo, benvenuti in Canada e benvenuti a Mont Magny, la gelida Mont Magny direi. Siamo a circa un centinaio di chilometri da Quebec City, posto spettacolare anche questa notte. Ringraziamo anche Mont Magny, siamo magari un po' pendenti, non hanno fatto in tempo a spalare tutta la terra qua davanti ieri, però ci possiamo più che accontentare. Il meteo non è migliorato per niente. Forse c'è un po' meno vento. Domani sembra un po' meglio. Noi ci stiamo avvicinando piano piano a Quebec City proprio perché vogliamo andarla a visitare. Questo deve essere una specie di parcheggio per questo centro dove faranno eventi. E non solo, qua c'è una specie d'arena. Si sente sempre movimento, gente al lavoro, non capiamo bene cosa fanno. Quebec City è una grande città e quindi stiamo cercando di capire dove ci possiamo fermare per la notte, una o due notti, non so quanto servirà per visitarla. Qui il problema è anche il sole, che non c'è da giorni, e quindi le batterie sono al 60% questa mattina. Ieri ci siamo fermati anche abbastanza presto e quindi abbiamo lavorato un po', abbiamo consumato un sacco di energia, come è giusto che sia. Adesso caffettozzo, usiamo quest'altra energia per produrre l'energia necessaria a fare questi ultimi chilometri per andare a Quebec City. Tavolette fondamentali oggi, però non me le devo dimenticare. Dico questa cosa perché è facile dimenticarsene. Oh oh, rotta, mannaggia. Stiamo perdendo tavolette. Sì,
Salutiamo il posto. Siamo stati bene, un po' freddo, ma non era colpa loro. Tra l'altro, guardato le temperature, cioè rispetto a un po' di giorni fa, fa molto meno freddo, però l'umidità è molto più alta, quindi il percepito è tosto. Qui c'è il Maniac Moto, un po' freccio per usare la moto. Comunque ragazzi, in questo paese sono un po' particolari. Anche il Kentucky Fried Chicken c'ha il nome suo. Qui si chiama PFK. Ma i poulet free del Kentucky. Chissà se è dappertutto così o solo questo, l'unico Kentucky Fried Chicken con il nome in francese nel mondo. Siamo quasi arrivati a Quebec City, adesso dobbiamo attraversare il fiume San Lorenzo e dovremo utilizzare un bel ponte, quello. E pensate che l'hanno fatto nel punto più stretto, naturalmente. Qui adesso non possiamo permetterci di sbagliare, se no come sempre giriamo per anni. Eccoci, siamo arrivati quasi al San Lorenzo. E guardate questo a destra, che ponte di ferro pazzesco. Noi siamo su un ponte di cemento, questo di qua è di ferro. Siamo usciti dall'autostrada e ci siamo trovati subito nella zona residenziale. Tra le cose che dovremmo fare c'è anche la lavanderia, ma qua non è per nulla facile perché siamo in città e le lavanderie non hanno i parcheggi. È una grande differenza rispetto agli Stati Uniti. È tutto molto più simile come da noi in Europa, insomma. Andare in giro in un camper in una città come questa non è come farlo negli Stati Uniti, c'è poco da fare. Ci sono un sacco di chiese enormi, siamo finiti in un bel quartiere e stiamo cercando un posto qua vicino dove fermarci. Non siamo neanche più tanto abituati a vedere questi edifici, questi palazzi così grandi. Come se non bastasse, ci sono anche i lavori nelle strade e ci hanno mandato in questa stradina. I cartelli non è che sono molto chiari, non si capisce neanche se ci si possa venire qua con un mezzo del genere o meno. Beh, la strada è abbastanza larga, è che è veramente pendente. Ecco, il parcheggio dove dobbiamo andare è quello lì, guarda, c'è già un camper. Non sembra niente male questo parcheggio. E lo stanno usando anche i nostri vicini qua con questo camperozzo a noleggio. Potrebbe essere una buona base per visitare la città. Siamo entrati e ho buttato l'occhio a vedere il sole quanto stava caricando perché è comparso un raggio di luce. Oh, per un secondo ho visto un kilowatt e mezzo. Ma erano anni che non vedevo così tanto. Adesso 900 watt. Un kilowatt, via. Quindi si può cucinare. Si può cucinare. Guarda. Sole. Sole. Dai, dai, ce la fai, dai. Domani sarà un'ottima giornata. E quindi noi ricicliamo la polenta oggi. Polenta fritta. Vamos. Quello che vogliamo provare a fare è usare gli scooterozzi. È veramente tanto che non li usiamo e qua potrebbe essere il posto giusto, quindi li tiro fuori. Potrebbe essere fresco, è vero, però domani dicono che sarà anche un po' più caldo. Vediamo un po'. Bene ragazzi, scooterozzi sono tirati fuori, adesso li mettiamo sotto carica e ci andiamo a fare un bel giro qua a Quebec City. Ed eccola qua, la polenta ripassata con rinforzino di carciofino. Però dai, ne abbiamo mangiati di peggio, che avevano un aspetto di confezione veramente molto più ricamata, diciamo. Proviamo a iniziare a goderci di questa Quebec City. Bene, il progetto per oggi è questo, utilizzare gli scooterozzi
per andare in centro a Quebec City, che dista più o meno da qui 5-6 km, la parte centrale. Ma io mi sono reso conto che ho la ruota anteriore un po' sgonfia e ciò non va bene, soprattutto per le performance, quindi proverò a gonfiarla. Vediamo se riesco con questa. È perfetto! Per quella dietro ci vuole la prolunghina. Il meteo è assolutamente cambiato e adesso con la giacca mi fa caldo. Vedremo un po' se andando verso il centro a velocità smodata ci sarà bisogno di toglierla. Ci siamo? Sì, adesso mi fa caldo. Comunque adesso abbiamo due possibilità: o prendiamo la pista ciclabile bassa, cioè che ci porta lungo il fiume fino alla città bassa, oppure andare subito sopra la montagna e andare a Quebec Alto. E qua iniziamo subito con la salita, non andiamo bene per le batterie. Qua ci sono dei silos veramente pazzeschi. Siamo vicini al porto. Ragazzi, costeggiando il porto siamo già arrivati dove c'è una parte centrale che volevamo vedere. Questa strada qua. Abbiamo trovato un attacco per le biciclette, quindi lasciamo gli scooterozzi qua e facciamo un giro a piedi. Qua veniamo subito accolti da questo murales, che in realtà è un trompe d'oeil. Guardate le scene della vita dei primi del Novecento. Sembra vero, incredibile. E la strada in cui ci stiamo mettendo è Rue Petit Champlain. E dato che Quebec City è una città portuale, questa storicamente è quella dove si trovavano tutti i locali, dove venivano a divertirsi i marinai che dopo mesi di navigazione trovavano un po' di sollievo qui da queste parti. Quebec City è costruita su questa collina e naturalmente per le vie del centro non mancano un sacco di scale, ma non solo, c'è anche la funicolare. È bellissimo, qua vediamo una foto d'epoca, questa del 1900, ma la funicolare è stata costruita nel 1879 e inizialmente naturalmente funzionava a vapore. Ma da qua sotto possiamo avere anche il primo punto di vista sull'Hotel Frontenac. Quello che sta lassù, che sembra un castello, che pensate è stato costruito alla fine dell'Ottocento dalla compagnia ferroviaria canadese. E naturalmente spunta il record. Pare essere l'hotel più fotografato del mondo. Effettivamente sembra molto bello, ma adesso andremo a vederlo meglio. Devo dire che è piacevole camminare lungo le strade di questa città, soprattutto perché c'è il sole. E non solo perché c'è il sole, anche perché da quando siamo entrati in Canada è un po' il primo posto dove vediamo tutto aperto, sennò si era tutto fermé. Non mancano tanti artisti di strada, qui. E qui, accompagnati da questa musica suonata da questo artista di strada, arriviamo a Place Royale, che niente po' di meno è che la piazza dove realmente è stata fondata la città di Quebec City. Samuel de Champlain arriva qui nel 1608, costruisce un fortino in questa piazza e si mette a commerciare pelli. Praticamente l'unico business che esisteva allora qui in Canada. It's in the system, it's in our blood. E quando si vedono i colori italiani non vuoi non andare a vedere un po' che cosa offre la casa. Pizza tomato sauce pesto cheese da 9 pollici 15,50, più seria 25,50, la pasta al pesto 18,95. Sono dollari canadesi, quindi non sono dollari americani. Nel centro di questa piazza così importante troviamo una statua veramente importante dedicata a Luigi XIV. Niente po' di meno che il Re Sole, uno dei regnanti più eccentrici della storia. E questo murales racconta tutta la storia di Quebec City, a partire dal suo fondatore, questo qua,
Samuel Champlain. Sono dipinti tanti personaggi importanti per la storia del Quebec e di Quebec City. Beh, non può mancare il suo fondatore, ma lassù abbiamo anche Jacques Cartier, che era un esploratore a cui si deve la prima esplorazione di questo territorio, che però non aveva colonizzato, si era spostato. Nella metà degli anni 80 Quebec City è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO, e questo perché è l'unico esempio rimanente di città fortificata del Nord America. Ma ora proviamo a salire in cima, a vedere un po' cosa c'è nella parte più alta della cittadina. Se non prendi le scale o la funicolare devi farti una bella strada impiccata. Vista dall'alto la strada del divertimento dei marinai è veramente bella. Qua a fianco alla scala sentivamo un profumo, non capiamo bene cos'era. Sono i popcorn caramellati, ragazzi. Fatti al volo, guarda come li deve caramellare. C'è un sacco di lavoro lì. Non è che la caramellatura si limita a una sola. Ci sono in realtà ben 9 sapori, ragazzi. Dal partire dall'originale, classico del cinema, fino a quello al cioccolato. Andranno provati. Tutti. Questa che scampanava così tanto è la cattedrale di Notre Dame di Quebec City. Anche questa chiesa detiene un sacco di record. Sembrerebbe la chiesa cattolica più antica a nord del New Mexico. Perché effettivamente noi a Santa Fe abbiamo visto la chiesa più antica. Questo è veramente particolare, ragazzi. C'è la boutique di Natale, dove tutto l'anno suonano le canzoni natalizie, perché qua alla fine è inverno tutto l'anno, ragazzi, non fa mai caldo. Questo qua è bellissimo, il diorama costruito dentro la televisione d'epoca degli anni 50. L'albero di Natale con tutti i canditi. Puoi appendere sull'albero di Natale le alci vestite da Babbo Natale. Non mancano gli schiaccianoci adornati nei modi più particolari, questi anche coi biscotti di marzapane in mano. Proseguiamo camminando qua tra le vie del centro, nella parte alta, avvicinandoci al Grand Hotel. E trovando sempre più locali, si sta avvicinando l'ora di pranzo, sono tutti belli pieni, c'è tanta gente che si gusta un sacco di poutine, il piatto tradizionale del Quebec, che pensate, sembra che sia stato inventato da un camionista negli anni 50. Poutine in Quebecain significa er casino, insomma, una roba un po' incasinata. E chissà se fanno la poutine al bistro 1640, che guardate qua. Viene voglia di sederci perché si sta veramente bene fuori, ma proseguiamo un attimo qui costeggiando l'Auberge du Trésor, proprio in Rue du Trésor, che è una strada particolare perché qui vengono a esporre i pittori. E qua finalmente siamo arrivati al cospetto di questo hotel castello. E tutto attorno a questo hotel c'è questa passeggiata bellissima con vista. Qui c'è la fermata della funicolare e la vista è veramente magnifica. E dobbiamo dire che l'Hotel Frontenac non è famoso solo per la sua architettura, per la sua posizione, ma è un albergo dove storicamente si sono tenuti degli incontri molto importanti, tra cui quelli ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale tra Roosevelt e Churchill. Beh, capiamo subito che questa collina aveva un'importanza logistica molto importante. Infatti nel 1620 Champlain, che già dal 1608 si era trasferito qua, iniziò a costruire un forte. Si chiamava Saint-Louis e pensate che si è evoluto fino al 1820, quando poi è bruciato. Così come poteva apparire il
Forte de Saint-Louis alla metà del 1600. Certamente era molto diverso qua attorno rispetto a come lo vediamo ora. Può apparire un po' sproporzionato per quello che è poi la dimensione della città, però effettivamente Quebec City era un porto importantissimo. Naturalmente qua non possono mancare dei cannoni, perché parliamo di un forte, un luogo che in qualche modo è essere protetto. E naturalmente qua, quando sono arrivati gli inglesi, di palle di cannone ne sono volate tante. Si è fatta una certa e bisogna anche mangiare. Stiamo cercando di capire dove andare. Qui per le vie del centro i posti sono un po' cari per noi. Naturalmente per spendere meno bisogna uscire dal centro, bisogna andare un po' in periferia. Ci siamo persi? No, è che è difficile navigare senza il navigatore. E qui a Quebec City le birrerie, in particolar modo quelle artigianali, non mancano, perché dovete sapere che qua è stata aperta la prima birreria commerciale nel 1668. E il motivo per cui è nata questa birreria è che a quell'epoca mancava acqua potabile sicura e c'era invece una grande quantità di grano, e quindi hanno pensato: ma forse è meglio che facciamo un po' di birra. Siamo arrivati al posto che cercavamo, la Poutineville. Ci sono un sacco di poutine, ma quella interessante è questa, la poutine più gigante della città. Sono più di 15 pounds. Dice che ti fa venire un colpo al cuore, costa $119. Ma in quanti ci mangi? No. Sono arrivati i nostri due piatti, che sono diversi. Esteticamente sembrano quasi identici. Perché appunto è un pasticcio e quindi è tutto mischiato, e quindi finché non provi non potrai mai sapere veramente cosa ti aspetta. C'è carne di manzo, ci sono würstel, c'è il formaggio e c'è anche il bacon. La cosa certa è che la poutine va mangiata calda e si raffredda velocemente, quindi buon appetito. Ragazzi, l'abbiamo finita, ma vi posso assicurare che è stata una bella botta. Buona. Sei a posto fino a domani? Sì. Adesso dobbiamo un po' smaltirla, quindi proseguiamo il nostro giro, anche se in realtà sarà un giro un po' dolce, perché Lucia ha visto un'altra cosa. Il museo del cioccolato. L'unico problema è che questo museo sta sopra la montagna e quindi, non potendo fare le scale, dobbiamo fare un giro pazzesco, naturalmente un po' in salita. Alla faccia che è salita, oh. Ma siamo arrivati al museo del cioccolato, che di fatto è una pasticceria che c'ha anche il museo. Sembra veramente incredibile trovare un museo del cioccolato a Quebec City. Però noi che abbiamo il cacao dentro Valentino, insomma, ci sentiamo un po' a casa. Sono segnate su questa mappa vecchissima le zone di produzione del cacao. Questo sembra cioccolato da mangiare, in effetti, sì. Che bello. Le piantagioni di lavorazione del cacao in Giamaica, a Trinidad. Qua abbiamo addirittura un vestito completamente fatto di cioccolato. E qui vediamo la storia dell'utilizzo del cacao dai suoi primi utilizzatori, che erano i Maya e, come avevamo visto, poi gli Aztechi, che ne avevano perfezionato l'uso, addirittura trasformandolo in cioccolata. Ma dopodiché qui, in quella che veniva chiamata Nuova Francia, hanno iniziato a utilizzare la cioccolata per le sue proprietà medicinali, ma naturalmente era già stata trasportata anche in Europa, dove avevamo visto che perlomeno Luigi XIV già la consumava abbondantemente. Guardate che c'è una natura morta francese che è datata 1661, e qui vediamo il pentolino per la preparazione della cioccolata. Qua ci sono delle tazze e delle brocche in ceramica del 1600. Qui vediamo che nei primi del 700 la cioccolata veniva utilizzata qui, in quella che veniva chiamata la Nuova Francia, nei territori del nord occupati dai francesi, veniva utilizzata per le sue proprietà medicinali. Ma naturalmente la cioccolata era già arrivata nei tempi precedenti in Europa, grazie agli spagnoli che l'avevano portata nella madrepatria, anche lì per le proprietà curative, ma veniva utilizzata anche per le sue proprietà afrodisiache, così come sembra che facesse poi anche il Re Sole. Lucia piace tanto il cioccolato, prenderà il cioccolato. Io ho preso un cono mini, è quello più piccolo che si poteva prendere, perché insomma dopo la poutine, dai. Anche Lucia l'ha preso piccolino. Oh, guarda che bello. E qua c'è un'altra curiosità, ragazzi, la pista dello slittino.
che ci specificano a dire che è aperta tutto l'inverno. E pensate che questa cosa qui è qui dal 1884. L'avranno un po' sistemata. Gli slettini sembrano proprio gli stessi. 60 metri di altezza, 250 metri di lunghezza. Si raggiungono i 70 km all'ora, ragazzi, ma va forte, oh. Questo hotel è talmente grande che la strada ci passa sotto. Alla faccia, ragazzi, che posto! Quassù si vede bene la fortezza vera e propria. Le mura, qua c'è un fossato, i cannoni a protezione. Tornando verso casa, rimaniamo nella parte più alta della città e percorriamo questi viali che ci sono lungo questo parco, che è veramente molto bello, ma che è anche il luogo dove è avvenuta una delle più importanti battaglie tra inglesi e francesi. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta alla grande, 2 tacche su 3, recuperata in discesa mezza tacca. Ci siamo persi poco. Bello, abbiamo fatto il giro completo. Adesso ci godiamo la serata, cerchiamo di digerire questa poutine. Mi sa che non faremo neanche colazione domani. Non ci serve. Con tutta probabilità domani staremo ancora qui, quindi chissà, magari useremo ancora gli scooterozzi. Usci bene anche il mio, eh? Oh, l'ho pulito.